Perdere 21 milioni di euro per scarsa programmazione. Succede in Sicilia, dove la regione non è riuscita a spendere in tempo tutti i fondi dell'Unione Europea per lo sviluppo rurale. E ogni qualvolta, lasciatemi dire, la Comunità Europea nega la possibilità di una spesa di quei fondi, i siciliani vedono mortificata una loro aspettativa, una loro speranza. Dove stanno le criticità di questo sistema? Si perde molto tempo, i bandi sono molto lunghi, le procedure burocratiche sono abbastanza farraginose. La Sicilia è proprio incapace di gestire questi fondi. Noi riusciamo soltanto in parte ad utilizzare i fondi europei. E vi è una difficoltà nella progettazione. Insomma, i deputati ci spiegano che non è facile districarsi tra pianificazioni e scadenze imposte dall'Unione Europea. I 2 miliardi messi a disposizione da Bruxelles andavano per esempio spesi entro il 31 dicembre 2015. La regione ha usato il 98% dei fondi e il 2% è andato in fumo. E non tanto su progetti di qualità, perché qui si bada soprattutto alla quantità. Ma non è finita qui. Dove l'ente regionale è stato tempestivo nel fare il bando, quello per l'agricoltura biologica, è intervenuto il TAR, dichiarandolo illegittimo. Mancano le persone giuste al posto giusto all'interno delle amministrazioni in Sicilia. Non possiamo certamente accettare le distrazioni e quello che comunque ha creato angoscia e preoccupazione per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi e le misure. Con la decisione del TAR, le aziende vincitrici del bando per l'agricoltura biologica, da 180 milioni di euro, potrebbero essere costrette a restituire i fondi ricevuti, colpa di un bando scritto male. La restituzione è impensabile, siamo già pronti a dare battaglia, non può essere restituito un qualche cosa che è dovuto,